Il campus dell'Università d'Annunzio di Chieti si apre per ricercare la bellezza. È questo l'obiettivo, ma anche il tema scelto per l'edizione 2021 della Notte dei Ricercatori, evento di divulgazione delle attività messe in campo dall'Ateneo d'Annunziano per stimolare i giovani e le loro famiglie alla partecipazione diretta delle attività dell'Università. Il ricco programma della manifestazione si articolerà in seminari, dibattiti, spettacoli e laboratori, come annunciato dal professor Arcangelo Merla, delegato del Rettore alla terza missione di Ateneo e responsabile del gruppo organizzatore della manifestazione. La Notte Europea dei Ricercatori è un momento in cui l'Università si apre al territorio, si fa conoscere e conosce il territorio e insieme producono un arricchimento della capacità del territorio dell'Università di fare sistema. Abbiamo quasi 200 eventi in calendario, con un prologo che si snocciola dal 17 settembre al 23 settembre fra Chieti e Pescara e con la manifestazione centrale che dalle 16 del pomeriggio a notte inoltrata sarà ospitata, e questa è la grande novità di quest'anno, sarà ospitata qui nel campus del nostro Ateneo. Il 24 settembre, venerdì, che è la data comune in tutta Europa. Il tema scelto è ricercare la bellezza. Dopo la pandemia abbiamo capito due cose fondamentali. Uno, la conoscenza scientifica, il metodo scientifico sono le uniche armi che abbiamo per difenderci da sfide di questo tipo, accanto però ovviamente a ragionamenti tipo sociale, non soltanto economico, a ragionamenti tipo culturale. E poi tutti abbiamo avuto bisogno di riappropriarci della bellezza che ci è stata negata in questo periodo. Quindi ricercare la bellezza vuol dire cercare nuova bellezza, ma anche riscoprire la bellezza che ci è stata negata. Tra gli ospiti della Notte dei Ricercatori del 24 settembre anche il maestro Mogol, come anticipato dal magnifico rettore Sergio Caputi. Analizzeremo la bellezza delle parole di Mogol, delle sue canzoni, insomma, è uno degli aspetti più ludici, e ci saranno anche altri ospiti che vengono dalla Russia, ad esempio. Dopo un periodo davvero difficile che abbiamo vissuto nel nostro paese ma in tutto il mondo, parlare di bellezza sotto tutti gli aspetti è una cosa molto molto positiva. E quest'anno come bellezza apriamo il nostro campus. Non avevamo mai fatto una notte della ricerca nel campus. I dipartimenti mostreranno quello che noi facciamo nella nostra università.